Con Andrea Vannucci per la presentazione della quinta edizione del torneo per Dynamo Hemp. Andrea, sempre una manifestazione comunque che unisce l'aspetto sportivo, l'aspetto comunque di solidarietà, che è un aspetto interessante comunque. Sì, sono due aspetti fortemente connaturati allo sport a Firenze, a come si fa sport in questa città, all'interpretazione dello sport che danno le società sportive della città di Firenze. Questa è un'occasione in più, un'occasione bella, meravigliosa, viene da dire, per legare una straordinaria esperienza sportiva, che è quella della Freccia Azzurra, nel quartiere 5, che ormai da anni è un punto di riferimento, con un'altra esperienza straordinaria in tutt'altro campo, è quella di Dynamo Camp, che a San Marcello Pistoiese è diventata un punto di riferimento e un'eccellenza non soltanto toscana ma anche internazionale. Quindi questo è un torneo che, unendo lo sport alla solidarietà, dimostra una volta di più come sia possibile e come sia bello fare sport in questa città e in questa regione. Febbraio si entra nel vivo del basket da appassionato e da persona comunque che segue un po' tutta la pallacanestro fiorentina. Domani partita molto delicata per la Fiorentina Basket in casa con Pavia, non è sicuramente un momento molto positivo, c'è da vincere in tutte le maniere domani. Sì, io sarò anche a San Marcellino, sarò a fare il tifo sugli spalti. C'è stata una leggera flessione dopo una forte ripresa prima di Natale con gli innesti provenienti dal mercato che avevano dato assolutamente una svolta nel gioco e nei risultati alla squadra dei Salieri. Poi un qualche infortunio di troppo, la sfortuna sembra si sia veramente accanita sul roster della Fiorentina Basket e qualche partita persa sulla sirena o comunque nelle battute finali, l'ultima quella con Orzinuove, che insomma è una delle corazzate del girone con cui la Fiorentina se l'è giocata fino al 38esimo, e hanno fatto sì che la partita di domani sia effettivamente una partita da vincere a tutti i costi. Penso, anzi sono sicuro, che i primi a esserne consapevoli siano i ragazzi e che quindi daranno tutto per portare a casa questi punti che, in ottica salvezza, in ottica soprattutto evitare i play-out, siano fondamentali. Andrea, c'è anche da parlare dell'Enic Firenze, in C-Silver sta facendo un campionato di primissimo livello, è entrato nelle prime quattro, va alla fase di qualificazione per poi arrivare a degli spareggi di Serie B. C'è anche questa nota interessante nel movimento fiorentino. Una nota assolutamente positiva, un roster composto in modo intelligente perché si dà spazio a tanti ragazzi cresciuti e affermatisi a Firenze che hanno mosso proprio i primi passi sul parquet nella nostra città e che adesso stanno trovando uno sbocco ad alto livello nella nostra città con ottimi risultati, più due grandi veterani insomma, del basket fiorentino come Rabaglietta e Santomieri che fanno un po' le guide spirituali del gruppo. Ovviamente i risultati finora ci sono, le prestazioni diciamo, sono anche forse al di sopra delle aspettative di inizio stagione, proprio perché era un gruppo molto giovane, ma un gruppo che forse in quanto molto giovane ha messo in campo un entusiasmo inaspettato, ma sicuramente benvenuto. Anche all'Enic Firenze va in bocca al lupo il proseguo della stagione per queste fasi finali del campionato che sembrano non finire mai. Ecco, cioè, forse anche le formule dei campionati rendono spesse volte molto complicato capire a che punto si è in una stagione. Ecco. Però insomma, l'augurio è che continuino così. Ecco.